Quindi dobbiamo fare la caponata di melanzane di brolo. Va bene. Che cosa devo fare? La devi tagliare a tocchettini. A tocchettini, pezzetti. La tagliamo larga così? Oppure no. Così preferisci? Ok, perfetto. Taglio a pezzi le melanzane e le metto sotto sale per circa mezz'oretta. Poi mettiamo il piatto. Che dobbiamo metterci? Un piatto? Un piatto. E? E il peso. Addirittura una roccia. Certo, io qua sono fornita bene, visto? Mette del mare. Roccia del mare. Dopo averle lavate e strizzate per togliere il sale in eccesso, prendo una padella e metto le melanzane a friggere nell'olio bollente. Finita la frittura, tolgo le melanzane e nella stessa padella metto le cime di sedano e le cipolle affettate. Li sta sfrugugliando, quindi noi ci serve adesso di mettere i pomodori panchino? Come li vuoi? A pezzetti, in quattro. A pezzetti, in quattro, perfetto. Aggiungo il pomodoro panchino e lascio cucinare a fuoco basso per circa 10 minuti. Poi aggiungo le melanzane fritte prima. È brava, questa è brava. Che lo dobbiamo aggiungere? Cosa? I capperi. Eccoli. Vabbè, li mettiamo ora. Quanti? Un bel po'. Si devono ancora vedere. Sì. E olive snocciolate. Faccio cuocere tutto insieme a fuoco basso per qualche minuto. Aggiungo mezzo bicchiere d'acqua, mezzo bicchiere d'aceto, li mescolo insieme e un cucchiaio di zucchero. Lo verso nel composto e lascio sul fuoco finché l'aceto è evaporato. Senti l'odore dell'aceto che si percepisce appena? Allora è pronta? È pronta. La possiamo assaggiare? No. La famosa caponata? La caponata va mangiata sempre fredda.